Ciao a tutti, questo è il primo video recensione. Non ho ancora in mente come chiamare questa rubrica recensioni, ma mi verrà in mente. Oggi volevo recensire questo. È uno zaino che ho preso, non mi ricordo quanto tempo fa, ma mi ha già accompagnato per parecchi viaggi. Della Polaris, non mi paga nessuno per fare questa recensione, è soltanto che ho questo zaino, uso questo, l'ho scelto, quindi penso che possa essere utile fare questo tipo di recensione. Perché ho scelto questo zaino? Perché era in offerta. Molto chiaramente, guardando su Amazon, ho trovato questo zaino in offerta e allora l'ho considerato. Allora, adesso è tutto tasche aperte, ma è abbastanza grande quanto uno zaino di quelli normali, un po' più grande forse di un classico zaino Eastpak. Non so esattamente il litraggio, la capacità, forse meglio. Non so esattamente quanto sia la capacità, però è abbastanza capiente. Lo vedete che è tutto nero, insomma è abbastanza serioso come zaino. Ha tantissime tasche, ma una cosa che ho notato è che quando si riempie la tasca principale o comunque le altre tasche si riempie tutto, nel senso ha tanti spazi, ma non è che gli spazi abbiano la loro capacità standard. Praticamente è abbastanza in condivisione questo spazio, cioè se io utilizzo esattamente lo spazio destinato a una tasca rispetto a un'altra posso usare tutte le tasche, ma se già in quella grande ci metto dentro i vestiti e un sacco di altra roba, la tasca davanti ci possono stare solo i sottiletti praticamente. Davanti si presenta con una tasca in basso abbastanza capiente. Di solito ci metto i libri, le guide, insomma cose che da prendere velocemente, insomma. Qua davanti tasca secondo me abbastanza, ho scritto shippami, però in realtà è una tasca molto comoda, magari ci metto il caricatore del cellulare, cose che sicuramente mi serviranno in viaggio. E è carino perché si presenta con questo gancetto, si può, mai usato in realtà, si può staccare in questo modo e di solito ci attacco la torcia. Poi seconda tasca ha retina con la cerniera, utile per le piccole cose che magari si perdono in giro per lo zaino. E poi spazio con taschette dove magari metto di solito il power bank e gli spazi per le penne. Ok, poi tasca principale molto profonda, nel senso che mi ci sta dentro un braccio. Dietro è molto carino perché praticamente ci sono dei disegnini indicativi su cosa mettere, ma poi alla fine puoi metterci quello che ti pare. E c'è una cerniera qua con dove, vabbè, puoi mettere, qua dice un libro, però vabbè. Poi qui una taschina per il cellulare e una per il power bank. E qui per esempio quest'altra è, diciamo che è profonda come tutta la tasca, ma è separata, quindi magari ci puoi mettere qualcosa di sottile. Quando dice un tablet, sì, in realtà penso che ci stia proprio quello. E questa diciamo che è la tasca più grande. Poi vabbè, c'è il manichino qua, il manico per portare lo zaino, che è rivestito dentro da un materiale, non so se si vede, tutto bucherellato, traspirante. Io ci ho attaccato l'etichettina coi dati, fondamentale secondo me per quando partite, perché tu te lo ricordi come ti chiami, ma in realtà no, nel senso non serve a te, serve a chi trova magari lo zaino, lo lasci da qualche parte eccetera, ci sono scritti i dati, magari qualche anima pia lo zaino te lo riporta o comunque ti contatta per dirti che te lo sei dimenticato. Chi te lo ruba non interessa come ti chiami. Il dietro è molto bello, lo schienale, perché è dello stesso materiale traspirante e ha queste due parti che sono molto morbide e sulla schiena sono abbastanza piacevoli da tenere, soprattutto quando porti lo zaino per tanto tempo. Avere qualcosa che non ti opprime ma ti fa respirare. Questa parte è suda comunque, cioè è sudata come la schiena di un maiale dopo una maratona, però in realtà è molto traspirante. Stessa roba gli spallacci. Unica cosa negativa è che qui sopra sono uniti. Ho letto e lo sento che
non è molto comodo, però in realtà questi non danno particolarmente fastidio. C'è una grande sorpresa, no, nel senso che c'è una tasca segreta, che ora che ve la dico non sarà più segreta, però in realtà è molto comoda perché ha una cerniera e qui ha anche un gancettino per metterci un eventuale lucchetto. E quando lo zaino è in spalla o comunque è chiuso, a meno che tu non lo sappia o non veda questo, non si vede. Per aprirla devi per forza tirare su gli spallacci, quindi non puoi aprirla se ce l'hai addosso. Io di solito ci metto il computer o comunque qualcosa, o magari dei fogli, dei documenti, perché essendo sullo schienale ed essendo molto sottile come tasca, ci stanno cose di questo tipo come fogli, documenti o il computer. Si apre in questo modo ed è proprio sottile e arriva fino in fondo. Nota negativa di questa tasca, se ci metti il computer, è che in fondo non è imbottita, cioè è imbottita sulle due lati, perché è fatto così, ma sul fondo tocca per terra. Infatti di solito quando metto il computer metto qualcosa sotto, come del quei cosi che si schiacciano nei pacchi, insomma qualcosa per ammortizzare il tutto. Però è davvero molto comoda, nel senso che è molto sicura come tasca. Poi altra cosa forte qui sotto, dove ti sbatte sulla schiena, dove dà più fastidio uno zaino, anche qui è traspirante, anche qui è rivestito. Ma altra cosa, taschino, nel senso che anche qui c'è un taschino segreto. Questo si può anche, se fai un po' di contorsionismo, riesci a prendere anche quando ce l'hai sulla schiena. Però in realtà è molto comodo per mettere, non so, cose importanti, documenti, cose di questo tipo. Taschino qua. E si chiude in questo modo, la cerniera si può anche nascondere, quindi neanche si vede in realtà. Qui c'è il buchino per far passare le cuffie. Ormai le cuffie così, cioè, chi è che porta il cellulare, comunque qualsiasi cosa tu usi per ascoltare la musica, dentro lo zaino con le cuffie che escono dallo zaino? Nessuno. Però io l'ho trovato comodo tenendo il power bank all'interno e facendo uscire il cavo e caricando il telefono usando in mano. Da questo punto di vista è un buchino utile. Ultima cosa, ci sono le taschine laterali, che tu dirai, ma non porta le bottiglie. Meglio. Nel senso che taschino dove puoi mettere quello che ti pare, perché ha la cerniera, è uguale dall'altra parte. Ma se vuoi portare le bottiglie, c'è una... Ok, siamo capiti? Un elastico dove tu metti la bottiglia e la blocca e questa la lascia aperta. Poi non so, finisci l'acqua oppure parti, sai, con l'aereo magari l'acqua non la compri dopo i controlli, insomma non hai l'acqua, e questa la chiudi e hai guadagnato dello spazio per un'altra tasca. Questo è tutto, che dire, questo zaino a me piace molto e lo trovo abbastanza comodo perché è pieno di tasche, perché posso usarlo magari per partire per 2 giorni. Una volta ho usato solo lo zaino per 4 giorni e sì, certo, per camminare e andare in giro no, assolutamente, perché pesa poi, che è una specie di macigno. Però in realtà è molto comodo da portare, ci stanno tantissime cose, quindi non mi ricordo adesso quanto l'ho pagato, però se vi interessa metto il link qui sotto. Ripeto, non sono assolutamente affiliato né con Amazon né con la marca dello zaino, però io mi trovo bene e questo potrebbe essere un modo per far trovare bene anche voi. Poi voglio dire, sono sicuro che ci sono tantissime altre alternative di zaini, di cose magari più capaci e quindi più per chi deve viaggiare più a lungo, o magari più pratiche, un porta PC molto più piccolo per chi deve semplicemente andare al lavoro o deve fare un viaggio di un giorno. Però questa è una via di mezzo, si può usare in tutti e due i casi e io mi trovo abbastanza bene. Fuori ha questa texture molto liscia, molto, molto pettinata, diciamo. E credo che sia anche un po' resistente all'acqua. Non ho mai dovuto provare questa esperienza, però mi pare che se ci metti la goccina poi scivola. Vabbè, per oggi è tutto, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Nel caso mettete un bel mi piace, condividete, perché ci serve qualsiasi tipo di aiuto per far partire questo canale. E niente, se comprate lo zaino o ce l'avevate già, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, che trucchi avete scoperto per utilizzarlo al meglio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!